Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella alle mele e cannella. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono mele tagliate a fettine, burro, vanillina, lievito per dolci vanigliato, latte, zucchero, farina, uova, limone, cannella e sale. Diamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta abbiamo irrorato le mele con il succo di limone e un po' di zucchero. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza di limone, lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Unire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere il burro, la farina, le uova, la cannella, il sale, la vanillina e il lievito ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo le mele. Il latte, ed azioniamo il bimby per 40 secondi a velocità 2. Il composto è pronto, trasferiamo in uno stampo da 24 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La ciambella è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Ciambella alle mele e cannella. Grazie e alla prossima ricetta!